Buona giornata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo parlando della cronaca, quella che riguarda la zona di Firenze, in particolare il tema della meningite. E infatti un nuovo caso ha scosso la provincia di Firenze, in particolare in questo caso proprio la città gigliata. Un ventenne è stato ricoverato d'urgenza a Careggi perché è stato contagiato appunto dal meningococco di tipo C. Il ragazzo tra l'altro lavorava in una discoteca del centro storico di Firenze e ne aveva frequentato altre 5 negli ultimi giorni, quindi la profilassi dovrebbe scattare per migliaia di ragazzi. Vediamo il servizio con i dettagli. Regia. Allora, c'è un problema con la messa in onda del servizio. Intanto passiamo a un'altra notizia, vediamo se riusciamo a ripristinare poi il servizio appunto sulla meningite. Intanto vediamo questa notizia che arriva da Certaldo, perché è stata ritrovata la 14enne scomparsa da 2 giorni e sta bene. La ragazza scomparsa da casa è stata ritrovata e sta bene, sono le parole affidate a un post su Facebook del sindaco di Certaldo, Cucini, che ha annunciato il felice esito di una vicenda che da 2 giorni tiene con il fiato sospeso gli abitanti della città in provincia di Firenze. La ragazza si era allontanata da casa mercoledì sera dopo un litigio avuto in famiglia. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi, un insegnante aveva sequestrato il cellulare della giovane e questa, non riottenendolo dalla madre, era scappata di casa. La ragazza si è presentata stamattina alla stazione dei carabinieri di Poggibonsi, non ha raccontato molto sui motivi dell'allontanamento, ma sta bene ed è stata riaffidata ai genitori. Il sindaco si è congratulato con l'ARMA per il prezioso lavoro svolto e ringraziato la comunità locale e quanti possono aver collaborato per il positivo esito delle ricerche. Diamo anche notizia per quanto riguarda invece un dato, che è quello che riguarda le tossicodipendenze in provincia di Firenze, perché infatti crescono le richieste di aiuto, sono in aumento, anche se si evidenzia un calo degli utenti del SERT rispetto agli anni passati, cresce la domanda ai servizi, in particolare da parte degli stranieri. Questo dato principale è emerso dal bollettino 2014 presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova dal Dipartimento per le Dipendenze. L'incremento degli stranieri che si rivolgono all'ASL è del 65%, l'età media si aggira intorno ai 37 anni e il 16,5% sono donne. La dipendenza più diffusa è quella delle droghe, 67,4%, seguita dall'abuso di alcol, 27%, e dal gioco d'azzardo, 3,2%. Infine il tabagismo con il 2,4%. Il 2014 è stato anche l'anno che ha fatto registrare il picco massimo di decessi per overdose, 13 di cui una donna, 4 stranieri e 8 maschi italiani, contro i 7 del 2013, e quindi sono quasi raddoppiati, 10 invece nel biennio 2011-2012 e 6 nel 2009. Fra le cause ipotizzate la presenza di nuove e più vicine centrali di spaccio proprio nella zona di Firenze. Per quanto riguarda l'alcol si è registrata una leggera flessione, la percentuale più alta di alcolisti si ritrova nella fascia di età che supera i 50 anni, seguita da quello che va dai 40 ai 49 anni. Tabagisti, giochi d'azzardo e utenti con le altre problematiche di dipendenza che si rivolgono ai centri dell'ASL 10 sono il 13,6% dell'utenza totale in Toscana. Sul fronte delle droghe, quella più diffusa è l'eroina con il 69,3%, molto meno utilizzata la cocaina, 16,8%, e l'hashish, 13,4%, in linea più o meno con l'andamento degli anni passati, in particolare riscontrabile nei dati del 2013. Allora, abbiamo ripristinato il servizio, parlavamo naturalmente di quello che è il caso della provincia di Firenze, prima ha visto sotto la lente di ingrandimento l'Empolese, ma adesso anche proprio la città di Firenze, quindi il caso della meningite. Vediamo il servizio. Ancora meningite, ancora 2 casi in Toscana. Se uno dei 2 che riguarda una donna empolese di 76 anni non sarebbe grave e comunque non trasmissibile in quanto dovuto al pneumococco, l'altro sembra ben più grave. Si tratta di un ragazzo ventenne, originario di Haiti, ricoverato a Careggi ieri in terapia intensiva, dato che le sue condizioni sono gravi, seppur stazionarie. Soprattutto torna il panico in città dopo che la profilassi è scattata per oltre 2000 persone. Il ragazzo colpito dal batterio meningococco C, infatti, era dipendente in una discoteca nota del centro storico e negli ultimi giorni ne
avrebbe frequentate ben 6, mettendo in serio pericolo migliaia di ragazzi. In particolare i locali in questione sono lo Yab, lo Space, il Dolce Zucchero, a cui oggi si aggiungono il Bambù, il 21 e il Full Up. In una nota diffusa dalla ASL 10 si fa chiarezza su chi dovrà effettuare la profilassi. Infatti, stando al comunicato dell'azienda sanitaria, sono invitati a rivolgersi al proprio medico, alla guardia medica notturna o agli uffici di igiene e sanità pubblica della propria azienda sanitaria di residenza per farsi prescrivere l'antibiotico con cui viene effettuata la profilassi, quanti hanno frequentato, esclusivamente nelle sere indicate, lo IAB la notte fra lunedì 1 e martedì 2 giugno, il Dolce Zucchero e il Bambù quella fra martedì 2 e mercoledì 3, lo Space Elettronica e il 21 fra il 3 e il 4 giugno ed ancora lo Space fra sabato 6 e domenica 7 giugno. Il rischio concreto dunque è quello di una nuova epidemia, quella regione e la ASL tenteranno di arginare in tempi brevissimi. Parliamo anche di scuole, lo sappiamo, sono gravi e ingenti le proteste per quanto riguarda la riforma della scuola, proteste che portano anche allo slittamento degli scrutini proprio in vista degli esami, e ben 8 scuole su 10 hanno deciso appunto per questo slittamento in segno di protesta. Vedremo il servizio. Per avere i dati precisi provincia per provincia è ancora presto, ma secondo i sindacati il blocco degli scrutini indetto da CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda è stato un successo. In Toscana e a Firenze l'adesione si è fissata sull'80%, con punte del 90% a Prato e Pistoia. In realtà non si è trattato di un blocco vero e proprio, che non sarebbe stato legalmente possibile mettere in piedi, quanto piuttosto di uno slittamento. È una forma di protesta, diciamo, estrema, alla quale non ricorrevamo da moltissimi anni, non c'è stata scelta quest'anno. È una forma di protesta, peraltro, che ha una ricaduta negativa solo su chi la fa, perché chi fa il blocco degli scrutini sa benissimo che verrà riconvocato nel giro di 5 giorni e potrà fare magari anche le 11 di notte. Una forma di protesta scelta dai docenti per il suo impatto mediatico, in una fase decisiva della discussione parlamentare sulla riforma dell'istruzione. Come dicevamo, i dati provincia per provincia non ci sono, ma nel Fiorentino, ad esempio, gli scioperi hanno interessato 30 istituti scolastici e in 11 di queste scuole sono slittati gli scrutini in tutte le classi. Altissima adesione anche nell'istituto di Pontassieve, dove insegna la moglie del premier Matteo Renzi. Al di là del risultato dello sciopero, comunque i sindacati hanno approfittato per ricordare che dal prossimo anno molte scuole rischiano di non aprire nemmeno per mancanza di personale. La legge di stabilità del 2015, che è già operativa, produrrà da settembre un taglio di 2020 unità del personale ATA, personale che è determinante, sono i collaboratori scolastici, sono gli assistenti tecnici e amministrativi. Che sono poi le persone che quotidianamente permettono il funzionamento delle strutture. Allora, in questi giorni parliamo anche molto di degrado per quanto riguarda proprio la città di Firenze. Il Corriere Fiorentino in questi giorni ha pubblicato alcune foto shock in qualche modo. Noi vogliamo approfondire l'argomento con il consigliere di Forza Italia a Firenze, Jacopo Cellai, che saluto in collegamento con noi. Ciao Jacopo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la situazione, insomma, portata alla ribalta dai media in questi giorni, però in realtà poi è un fenomeno che voi da tempo denunciate, quello della città di Firenze. Il degrado aumenta, l'assessore ieri ha risposto anche in qualche modo ai giornalisti dicendo che non andrebbero scattate foto, ma invece bisognerebbe agire più da cittadini, insomma, denunciando o cercando di bloccare quello che sta succedendo, oppure chiamando la polizia municipale. Il fenomeno però c'è, esiste, la politica ha qualcosa da fare, così. Ma sai, bisognerebbe chiedere a chi dice queste cose intanto di verificare quali sono i numeri delle richieste e i numeri delle risposte. Io questo lo dico con molta serenità, perché vivendo quotidianamente la situazione di Via dei Servi e di Piazza Battista Annunziata, che sono accanto a Via Ricasoli, che è andata alla ribalta, come tu ricordavi, in questi giorni sul Corriere Fiorentino, anche relativamente a tutta la polemica sollevata dal direttore dell'Accademia e via dicendo, fino a tutta la zona che poi arriva a Piazza Indipendenza e le foto scattate e via dicendo. Beh, insomma, io ho visto che sono molte le volte in cui i commercianti, specie, residenti hanno chiamato la polizia municipale per segnalare, perché nessuno è interessato, e nemmeno i consiglieri comunali come il sottoscritto sono interessati a scattare le foto e a pubblicarle, perché comunque non ne esce mai un'immagine positiva, no, delle strade o delle vie in questione, visto che noi abbiamo una responsabilità straordinaria
in ordine alla tutela della nostra città e alla sua immagine, quando scattiamo delle foto e le facciamo pubblicare non ne siamo particolarmente felici, perché comunque si crea un'immagine che non ne va ovviamente a evidenziare la bellezza della città. Si arriva probabilmente alle foto e a chiamare in soccorso voi, i media, i giornali, la televisione, quando si ha la sensazione che chi di dovere quantomeno non faccia il massimo degli sforzi per arginare la situazione. Nessuno ha la bacchetta magica, io odio la demagogia da sempre, non ho mai puntato il dito contro soltanto un'unica istituzione, perché il problema del degrado ha varie sfaccettature. Però, capito, se io chiamo i vigili urbani, e come mi è successo, lo testimonio con molta serenità, i vigili urbani non arrivano, e questo mi è capitato più di un'occasione, perché per esempio Via dei Servi, per chi la conosce, ha dei bellissimi lastricati in pietra che come al solito purtroppo diventano spesso la meta di tutti quelli che vanno lì a dormire, che sono tutti ubriachi, che sono lì a fare le cose più turpi, insomma, no? È capitato più volte di chiamare i vigili e più volte che i vigili non siano venuti. Allora probabilmente c'è un problema di capire, a fronte delle richieste che vengono fatte alla Polizia Municipale, quanti sono gli interventi. Il reparto antidegrado che esiste ed è tuttora vigente la Polizia Municipale, che cosa è riuscito a fare e che cosa sta facendo? Qual è il coordinamento con la Polizia di Stato e i Carabinieri, e quindi con la Questura, in un'azione che noi abbiamo sempre ritenuto ovviamente complementare, perché da una parte c'è la prevenzione che spetta di più in questi termini alla Polizia Municipale, esiste sempre un regolamento di Polizia Urbana vigente che spetta alla Polizia Municipale in primo luogo a fare osservare, ma c'è anche un lato repressivo, ed è chiaro che in tante situazioni probabilmente accanto ai vigili urbani sarebbe opportuno avere anche la figura di altri poliziotti o carabinieri, non perché ci siano situazioni così, diciamo, che la Polizia Municipale in sé per sé non sa gestire, ma perché ovviamente un'azione coordinata potrebbe sicuramente riuscire a sistemare meglio le cose, no? Certo, avere risultati maggiori. E invece dal punto di vista politico, e lei in qualche modo rappresenta naturalmente come opposizione in Palazzo Vecchio, però insomma, da che cosa si può fare qualcosa anche in vista di un'estate? E poi sappiamo, insomma, i flussi chiaramente turistici aumentano, la città risente anche di questo, no? Ma sai, sicuramente, ripeto, c'è da fare, c'è un organico di Polizia Municipale che conta circa più oltre 900 effettivi. Allora la prima cosa sarebbe, con grande senso di trasparenza e responsabilità, chiarire quanti di loro stanno in ufficio, quanti di loro riusciamo a mettere per strada, quanti di loro lo facciamo il giorno e quanti di loro di notte, perché per esempio poi di notte è un altro tema sulla presenza non soltanto della Polizia Municipale ma anche delle forze dell'ordine, sicuramente non è più all'altezza delle situazioni che si gestiscono in una città come Firenze. Allora è da dire quanti uomini abbiamo, in primo luogo, in secondo luogo quali sono le modalità di intervento, perché vedi, io ho visto anche all'azione, l'ho denunciato in più di un'occasione, la Polizia Municipale, che secondo me spesso interviene ormai anche nelle funzioni, diciamo, di contrasto, di antidegrado, purtroppo si trova con le armi spuntate, questo lo ripeto perché a me non piace la demagogia e quindi attaccare qualcuno, ho detto soltanto però più volte che spesso vedo anche fin troppa delicatezza nei modi, vale a dire, porgo sempre un esempio. Noi abbiamo Piazza Santissima Annunziata, una delle piazze più invidiate, credo, da chiunque venga a Firenze. In Piazza Santissima Annunziata io in modo particolare ho denunciato da anni una situazione che coinvolge soprattutto diversi nuclei rom che spadroneggiano da tempo, che l'anno scorso per un po' di tempo si erano allontanati quando la Polizia di Stato e i Carabinieri venivano a fare un presidio fisso. E quello arrivò dopo una sorta di denuncia nostra pesante anche su internet, in cui si vedevano immagini simili a quelle scattate oggi, compresi gli zingari lì che nuotavano tranquillamente nei cassonetti alla ricerca di cibo o che si facevano il bagnetto nella fontana. Mi sono arrivate foto che io ora non ho pubblicato, che quella appena restaurata in Piazza Santissima Annunziata è di nuovo tornata la vasca a disposizione per la pulizia dei piedi di alcuni rom che stanno lì. E allora lì, dicevo, lì ci vorrebbe che si impiega Polizia Municipale in modo e anche forze dell'ordine, che non bisogna fare chissà che cosa, ma bisogna fare che come arrivano con i loro sacchi, perché questi mettono i vestiti nei sacchi, poi li rimettono via, poi li ridepositano tutti i giorni, quindi c'è anche un problema sanitario evidente, c'è un asilo lì, l'asilo degli innocenti accanto, bisognerebbe quando arrivano qualcuno li manda via in maniera molto meno elegante di come viene fatto, io questo lo dico con molta serenità. Invece alle volte capita spesso di vedere magari anche la presenza delle volanti, ma magari nessuno che poi effettivamente interviene per approcciarli, e quindi questi anche di fronte a una macchina con la Polizia Municipale, ma anche con la polizia, devo dire, se ne fregano e continuano a fare come se niente fosse. Va bene, ringraziamo Jacopo per la sua... E un'ultima considerazione, sì, che mi viene da fare, ecco, forse sarebbe il momento, visto che questo è un tema molto serio che anche da sinistra
si spera sia preso senza ideologia, voglio dire, questa è una città che forse si dovrebbe chiedere se è il momento di pensare a fare un assessorato alla sicurezza. Noi lo proponiamo da tantissimo tempo. Sicurezza e degrado sarebbero due cose da mettere insieme in un assessorato che ormai credo tutti giudichino opportuno costituire ad hoc, proprio per non dare la sensazione che il dibattito venga portato soltanto sui giornali e sentirsi dire da un assessore: no, ma bisognerebbe pensare a non fare le foto ma a fare qualcos'altro. Ci spieghino che cosa fare, visto che sono loro che hanno in mano le cose. Forse un assessorato non risolverebbe tutto, ma intanto incanalerebbe una situazione che oggi sembra sinceramente sfuggita di mano a Nardella e al Partito Democratico. Va bene, grazie allora Jacopo Celai per la sua testimonianza. Naturalmente torneremo a parlare nei prossimi giorni. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Noi proseguiamo, andiamo avanti parlando di quella che è una nuova stagione per l'Uncem Toscana, perché insomma con il nuovo congresso e quindi la nuova giunta, insomma, di quella che è l'ente per i comuni montani, c'è anche una nuova mission in qualche modo, un nuovo obiettivo, quello di diventare un vero e proprio sindacato per i comuni montani, spesso meno interpellati dalle grandi città e dagli enti che li rappresentano. Vediamo. Con l'insediamento dei 40 membri del rinnovato consiglio direttivo, per l'Uncem Toscana si apre una nuova stagione di sfide. Nel corso della riunione che si è svolta stamattina a Firenze, la parola d'ordine è stata sindacato. Questo infatti è il ruolo che Uncem si prepara a svolgere nei prossimi anni a difesa dei comuni più remoti della Toscana, non solo montani, ma anche rurali o semplicemente medio-piccoli. Da qui la scelta del presidente, riconfermato lo scorso aprile dal congresso regionale Oreste Giurlani, di non sciogliere l'associazione all'interno di ANCI Toscana. Noi siamo disposti a collaborare con ANCI e a collaborare con UPI, cioè non si deve fare le battaglie ma dobbiamo lavorare insieme, ma il DNA che abbiamo noi è diverso dal DNA dell'ANCI e quindi, siccome dobbiamo tutelare delle comunità, dobbiamo lavorare con forza. Poi un domani, in una riforma istituzionale, in un cambiamento complessivo, nulla vieta che si possa andare anche a fare un percorso comune. Non per il momento però, perché, ha detto Giurlani, ora all'ANCI sono tutti molto concentrati sul futuro delle città metropolitane. Quello che invece spaventa i comuni minori è il rischio che il taglio dei trasferimenti alla regione, 400 milioni di euro in meno solo nel 2015, finisca per cancellare le politiche a favore della montagna e di conseguenza alcuni servizi essenziali. Giurlani poi si è detto preoccupato del fatto che nel decreto con cui il governo si appresta a riformare la pubblica amministrazione possano essere contenuti ulteriori tagli alla sanità, che peserebbero poi sui presidi ospedalieri periferici. Devono sapere quelli che ci governano che ogni taglio che faranno o prelievo di tasse ai comuni andranno a toccare la carne viva dei cittadini. E penso questo non sia corretto, perché in Italia non si può avere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Spostiamoci adesso a parlare anche della fiera agricola mugellana inaugurata ieri. C'era lì per noi la nostra Ilaria Ontanetti. Allora vediamo il resoconto. Taglio del nastro ieri per la 35esima fiera agricola mugellana, che proseguirà fino a domenica al Foro Boario di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. Tante novità e la conferma che la manifestazione ha assunto sempre più negli anni un ruolo di primo piano nel panorama delle fiere dedicate al settore dell'allevamento e dell'agroalimentare. La 35esima edizione che conferma l'investimento di tutto il territorio a volere ogni anno investire sulla fiera agricola mugellana, ormai un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale. Quest'anno tra l'altro ci sono alcune novità molto interessanti, fra cui il Festival della Limousine, che vedrà nella giornata di sabato addirittura una sfilata di alcuni capi per le vie del centro, dei laboratori per i più piccoli organizzati dalla Mucchi, e oltre chiaramente alla mostra delle varie razze bovine trovate al Foro Boario ci sarà anche l'opportunità di due eventi di rilievo tecnico importante. Uno riguarderà il latte venerdì di pomeriggio e l'altro riguarderà la carne, e saranno due appuntamenti tecnici molto importanti. Si conferma non solo la vocazione del territorio alla zootecnia in generale, al settore agroalimentare, ma si conferma anche la voglia di investire come pubblico in quello che secondo noi è una ricchezza straordinaria anche da un punto di vista economico, industriale e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio. Soddisfazione per quanto raggiunto è stata espressa da Roberto Nocentini, allevatore mugellano, presidente di Anacli e della
dell'Associazione Regionale Allevatori. Anche quest'anno, grazie all'entusiasmo e all'investimento che il sindaco e comunque tutta la giunta del Comune di Borgo ha dato, ci dà la possibilità di presentare le nostre filiere, quindi una grande manifestazione piena di di eventi. Abbiamo anche tanti ospiti, abbiamo 40 allevatori sardi che sono venuti a trovarci, staranno con noi fino a lunedì per confrontarsi, ma soprattutto per capire appunto quello che abbiamo fatto noi nel passato, non diciamo per copiare, ma comunque per confrontarsi un po'. E comunque abbiamo un evento importante, quello del concorso interregionale della razza Limousine, e poi abbiamo il grande show del Festival della Limousine che sarà sabato pomeriggio alla fine del concorso. Gli animali, diciamo i campioni, sfileranno nel centro di Borgo San Lorenzo per poi essere protagonisti di un evento, il Festival della Limousine, che sarà proprio davanti al municipio del comune. Quindi questa è un po' una novità, sempre Borgo San Lorenzo protagonista a livello nazionale di eventi importanti, perché anche domani in un convegno sarà presente ospiti 4 regioni insieme al Ministero. Questo ne sono molto orgoglioso, perché comunque abbiamo degli ospiti importanti, e quindi per dare valore sempre di più alle nostre iniziative del territorio. E questa era la Fiera Agricola Mugellana. Noi ci spostiamo anche a Sesto Fiorentino, perché ieri c'è stata un'importante premiazione e manifestazione anche delle ragazze della Atletica Sestese, e con un ospite d'eccezione, Yuri Checchi. Vediamo. Una giornata speciale, quella di ieri, per lo sport di Sesto Fiorentino e non solo. Nel corso di una lunga cerimonia, le ragazze della Polisportiva Associazionismo Sestese e della Ginnastica Artistica Sesto si sono esibite davanti ad un grande pubblico e soprattutto davanti al Signore degli Anelli, Yuri Checchi. Dalle giovanissime della ginnastica fino alle atlete più formate, i gruppi delle due diverse scuole si sono esibite per poi essere premiate dalle mani dello stesso Checchi, la cui presenza ha mandato in fibrillazione tutti i presenti. Poi, a margine della premiazione, anche un siparietto in cui il campione olimpico degli anelli ha tenuto una breve lezione ad una delle bambine. Checchi ha ringraziato l'amministrazione per l'opportunità e ricordato come nello sport l'entusiasmo e la passione siano importanti tanto quanto l'allenamento. Allora, con Yuri Checchi, campionissimo d'Italia, oggi a Sesto Fiorentino per la premiazione della ginnastica sestese, che cosa ha trovato qui? Quello che si dovrebbe trovare in un associazionismo e una società di ginnastica, quindi grande entusiasmo, grande professionalità, tanti bambini. E è una buona opportunità per i nostri figli di crescere bene e sani, quello di fare ginnastica e fare sport in generale, quindi credo che qui a Sesto lo abbiano percepito, grazie anche a un'amministrazione che è attenta a queste situazioni, quindi ho trovato un ambiente molto interessante, mi ha fatto molto piacere. Lei ha detto prima che l'importante, oltre ad allenarsi, è anche divertirsi nel fare sport. Questa è una chiave forse per il successo in qualche modo? Sì, il divertimento penso che per tutte le attività sia importante per arrivare al successo, per arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Certo che poi quando da passione diventa professione o lo sport o altro, ci sono altre componenti, ma il divertimento secondo me non dovrebbe mai mancare. Ultimissima cosa, lo sport in Italia sta vivendo, in alcune parti dello sport sta vivendo un periodo difficile. Secondo lei ripartire dai più piccoli è forse una delle chiavi migliori per rilanciare lo sport italiano? Abbiamo uno sport italiano che alterna momenti difficili a momenti meno difficili, però alcuni sport vanno molto bene, altri purtroppo non molto, ma anche più importanti per diverse situazioni, però ripeto, credo che lo sport sia una grande opportunità per il nostro paese e per i nostri cittadini, giovani e vecchi. Quando ci si crederà veramente, le istituzioni ci crederanno veramente, si investirà fortemente in questo, secondo me andrà tutto meglio, speriamo prima o poi accada. Soddisfazione naturalmente anche per il sindaco di Sesto Fiorentino, Sara Biagiotti, che ha rimarcato l'importanza di manifestazioni come questa. Oggi davvero un evento importante legato alla ginnastica artistica, e avere qui a Sesto Fiorentino il Signore degli Anelli
pluricampione mondiale olimpico, è stato davvero una grande gioia, soprattutto per le bambine che ci mettono dedizione nell'attività sportiva. E un'attività sportiva come la ginnastica artistica comporta davvero tanto, tanto, tanto sacrificio e tanto allenamento. Quindi un momento di gioia e di soddisfazione che dà lustro al Giugno Sport, al mese legato allo sport, che qui a Sesto Fiorentino quest'anno abbiamo voluto realizzare e che anche nei prossimi anni vogliamo portare avanti con determinazione, perché il mondo dello sport deve riacquisire un ruolo centrale in tutto il panorama nazionale. A Sesto è molto sentito, ci sono tanti impianti, tante belle strutture, bisogna continuare a coltivare la passione per lo sport per tutti, lo sport anche agonistico e lo sport a tutte le età, perché l'attività sportiva è fondamentale proprio per la salute, non solo per la socializzazione, non solo per la crescita individuale e collettiva dei ragazzi. Quindi davvero un grande evento e un grazie a Yuri Keiki per essere stato qui con noi. Senta, che cosa può fare un'amministrazione nel concreto per dare, come dire, importanza e rilievo allo sport, come ha detto lei, sempre più importante per i cittadini? Noi come amministrazione quello che possiamo fare è garantire la fruibilità degli impianti. Infatti come amministrazione noi investiamo molto sugli impianti sportivi, mettiamo a disposizione le palestre e quindi attraverso dei bandi pubblici, che devono essere sempre così, anche come la legge regionale voluta dalla vicepresidente Saccardi ha portato avanti con determinazione, è stata proprio quella di far sì che le società sportive che hanno i requisiti proprio di trasparenza per poter gestire gli impianti pubblici siano messi nelle condizioni di dare la possibilità a tanti giovani e meno giovani di praticare l'attività sportiva. Questo è quello che possiamo fare palestre, agevolare le società alla predisposizione e alla richiesta del credito sportivo che permette la realizzazione di impianti belli e funzionali all'attività sportiva quotidiana. Presente ieri la giunta del comune di Sesto Fiorentino quasi al completo, a partire ovviamente dall'assessore allo sport Valentina Bicchi, ma la scena, come era prevedibile, è stata letteralmente rubata da Yuri Keiki, che per lasciare il palazzetto ha dovuto smarcarsi, seppur con stile, da decine di mamme e ragazze. E continuiamo a parlare di sport, non possiamo esimerci perché naturalmente il tema di questi giorni è il futuro della panchina viola. Allora ci colleghiamo con Fabio Ferri, mentre stai preparando il tuo TG sportivo di oggi. Fabio, qualche indiscrezione insomma per quanto riguarda la Fiorentina già c'è, perché ieri è stata una giornata di svolta in qualche modo, una giornata importante. A te Fabio. Sì, ciao Alessio, e ovviamente una buona giornata a tutti i telespettatori di Teleiride. Ieri giornata importante per la Fiorentina con il CDA che era in programma per le 15.30, poi è slittato alle 16 e Mario Cognini, proprio prima del CDA, il presidente, aveva parlato del possibile nuovo allenatore della Fiorentina che sarebbe dovuto arrivare già nella giornata di ieri. Poi non è stato così di fatto, anche perché insomma le voci che portano a Paolo Sousa sono sempre più intense, ma il Basilea deve trovare un sostituto per l'allenatore portoghese, dunque molto probabilmente il ritardo in questa vicenda allenatore legata proprio alla volontà del club elvetico di sostituire Paolo Sousa prima che poi l'allenatore lusitano sia accordi con la Fiorentina. Al termine del CDA ha parlato Andrea Rog, che ha spiegato diverse cose, oltre all'allenatore che appunto ha detto sarà scelto nei prossimi due giorni o comunque al massimo al termine del fine settimana. Andrea Rog ha parlato anche del budget, perché comunque si erano sentite voci riguardanti una riduzione importante del budget della Fiorentina, un ridimensionamento in vista della prossima stagione. Rog ha smentito totalmente queste voci, insomma dando anche più fiducia ai tifosi della Fiorentina per la prossima stagione. A proposito poi del CDA, c'è da riportare anche che il consigliere Paolo Panerai, proprio all'uscita dallo stadio Franchi, aveva parlato anche di Montella, dunque del passato della Fiorentina ormai, e ricordando che l'addio di Montella non l'ha dispiaciuto più di tanto, anzi per le parole dell'allenatore partenopeo nei confronti della società si era vista necessaria questa soluzione, ovvero l'addio di Montella. Questo più o meno quanto successo nella giornata di ieri. Ci sarebbe da parlare tanto di mercato, ma ovviamente lo faremo a T-Sport.
Naturalmente, grazie Fabio, insomma, per questa piccola anticipazione di quello che sarà. Sappiamo, insomma, che il clima a Firenze è rovente per quanto riguarda anche proprio Paolo Sosa, però è questo, tant'è, è quello che sta succedendo sulla panchina viola. Noi diamo spazio adesso al TG per vedere che traffico è in Toscana. Una buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info. In studio Giuditta Boeti. Attenzione sull'autostrada A1 per personale su strada tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, fondo stradale scivoloso a causa della perdita d'olio sull'asfalto tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in direzione Siena. Cantieri allestiti tra Colle Valdelsa Nord e Poggi Bonzi in entrambi i sensi di marcia. Sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola, senso unico alternato a causa di un cantiere tra Badia Ripoli e Sieci in entrambe le direzioni. Sull'Aurelia lavori tra il bivio per San Vincenzo Sud ed Onoratico all'interno della Galleria San Carlo. Per i treni, l'Intercity 657 da Milano a Grosseto viaggia con un ritardo di 24 minuti. L'arrivo è previsto alle 14.57 salvo recupero. Per il momento è tutto, buon viaggio! Ed è tutto anche per noi, grazie per essere stati con noi, buona giornata!